Era un fiorente giro di cocaina quello stroncato dai carabinieri che nei giorni scorsi hanno arrestato 8 persone, di cui 6 uomini e 2 donne. Una, in base alle indagini, avrebbe spacciato anche davanti al figlio minorenne. Le ordinanze di custodia cautelare complessivamente emesse sono 10. 2 ventottenni albanesi sono ancora latitanti, ma dalla procura fanno sapere di averli individuati. Il perno dell'attività di spaccio, in base alle indagini, sarebbe un 54enne di corte maggiore, il quale si avvaleva di alcuni uomini albanesi per l'approvvigionamento dello stupefacente che arrivava al porto di La Spezia e veniva poi trasferito al territorio piacentino. Il giro d'affari era stimato in 12.000 euro a settimana. Un grammo di coca costava 80 euro, 40 ai clienti giornalieri. I fondi per l'acquisto della droga derivavano da furti messi a segno nelle ville della provincia di Firenze, 8 i casi accertati dai militari. Attività di spaccio che era molto rilevante perché sono contestate centinaia di cessioni di cocaina. Un gruppo che operava in modo articolato, era ben organizzato, riceveva settimanalmente forniture da parte di un gruppo di albanesi e era strutturato in maniera tale da assicurare nella provincia una adeguata attività di spaccio. Grazie alla nostra presenza sul territorio e quindi alle stazioni che ci consentono poi di raccogliere quelle informazioni necessarie per poter strutturare al meglio un'attività investigativa, siamo riusciti in questo caso a ottenere un ottimo successo investigativo. Le persone finite in manette risiedono nella zona tra Cortemaggiore e Caorso, uno a Borgonovo, sono 6 italiani e 2 albanesi e hanno un'età compresa tra 30 e 55 anni.